alcune settimane fa, prima che un giovane venditore ambulante si desse fuoco in una città periferica della Tunisia centrale, e la comunità internazionale stava ancora interrogandosi, stava giustamente interrogandosi sugli effetti a lungo termine della crisi finanziaria globale, la prima della storia, e si concentrava sull'analisi del mondo post-Bigfoot, prendendo il G20 del settembre 2009 come nuovo spartiacque degli equilibri mondiali dopo quello che è stato rappresentato dal crollo del muro di Berlino. Tra l'altro tutti si sono detti in questi mesi come nessuno l'ha previsto. Vorrei ricordare che Willy Brandt testimonia che tre ore prima, anzi napolitano, che tre ore prima nel crollo del muro di Berlino discuteva con Willy Brandt appunto su questa possibile eventualità. Willy Brandt gli rispose: ne parleremo fra 20 anni. Tre ore dopo il muro di Berlino crollò. Questo testimoniare che nella storia gli avvenimenti, i processi avvengono, poi si tratta di governarli, ma avvengono. Certamente il tema della grande transizione nei paesi del Nord Africa si poneva da tempo. Tutti la immaginavano. Si trattava di regimi ultraventennali i cui dittatori erano tutte persone molto anziane. Naturalmente tutto scoppiato con una velocità e un fragore tale che nessuno se lo poteva aspettare, e ha provocato un'onda d'urto in tutta l'area che ha effetti non ancora prevedibili. Non si era mai visto un leader arabo cacciato dal suo popolo. La mia convinzione profonda è che queste rivoluzioni siano state del tutto spontanee. Non esiste quello che ogni tanto si è letto sui giornali: c'è dietro l'America, c'è dietro l'Inghilterra. E questo ha creato esattamente un problema, perché queste piazze che invocavano libertà poi non hanno espresso né piattaforme politiche né leadership riconoscibili. Ogni rivoluzione nasce da un evento drammatico, spesso un evento minore, che dà il via a scatenarsi di forze a lungo compromesse. Erano società tenute con regimi molto compressivi, anche se il primo a saltare sono state quelle che noi definiamo democrature, ovvero i regimi in qualche modo più liberali, Tunisia ed Egitto. Nel caso della rivoluzione dei Gelsomini, la Tunisia, la rabbia è stata scatenata dal disagio sociale, il differenziale di crescita tra alcune aree del paese, quelle costiere rispetto a quelle centrali, e quindi quella è stata scatenata, la rabbia è stata scatenata da quello. Mano a mano che la protesta si è avvicinata a Tunisi, a questa rabbia, a questo disagio sociale si sono aggiunte il disagio per un controllo sociale molto stretto che quel regime manteneva, e quindi la richiesta di libertà, di democrazia. L'informazione ha mostrato anche a questi giovani i modelli di vita occidentale. Sono giovani che hanno le stesse aspirazioni dei nostri giovani: vogliono un futuro migliore, vogliono più libertà, vogliono più sicurezza economiche, vogliono avere speranze davanti a loro. Questo elemento dell'informazione, ricordo che in Tunisia su 10 milioni di abitanti ci sono circa 2 milioni e mezzo di giovani su Facebook, i dati sono per quei paesi veramente impressionanti, e questo ha dato ovviamente il colpo di grazia a leader che erano vecchi anagraficamente, ma i cui sistemi sono apparsi immediatamente obsoleti e vecchissimi. Sono due conclusioni a cui si può cominciare a trarre da quanto è successo. La prima è che queste rivoluzioni hanno smentito l'esistenza di un'eccezione araba, come si è detto in questi anni, ovvero hanno dimostrato come fosse la cappa asfissiante di questi regimi e non l'immaturità politica di quei popoli a fare in modo che non ci fosse democrazia in quei paesi. Saltato il tappo della grande repressione poliziesca, le aspirazioni hanno trovato spazio per emergere, e sono le stesse aspirazioni del mondo occidentale: libertà individuali, il pluralismo, lo Stato di diritto, sono aspirazioni di tutti gli uomini e sono ideali universali. La seconda constatazione è la parziale sconfitta politica di Al-Qaeda. In queste rivoluzioni non abbiamo visto bruciare bandiere occidentali, bruciare bandiere israeliane, e questo è un dato molto importante. In realtà il principale messaggio che gli estremisti veicolavano era:
si può, l'unico modo per rimuovere un governo è quello della violenza. Le rivoluzioni pacifiche, perché sono state sostanzialmente pacifiche, della Tunisia e dell'Egitto hanno smentito questa tesi e sembrano anche aver rivelato non solo l'obsolescenza dei regimi, ma anche quello delle posizioni integraliste per tutti i giovani arabi. E questo fallimento, che fa anche seguito a quello del nazionalismo di stampo nasseriano, che si può dire abbia veramente aperto una nuova stagione nella regione, può aprire, se le cose andranno nella direzione giusta, anche scenari entusiasmanti. È un risultato importante, ma naturalmente non è del tutto acquisito. La confusione, l'incertezza, il caos, la mancanza di leadership riconosciute, di piattaforme politiche, potrebbero anche lasciare spazio a gruppi minoritari ma estremisti per riprendere il controllo, perché insomma dopo un po' l'entusiasmo per la rivoluzione si affievolisce, i popoli ricominciano a chiedere ordine, stabilità, sicurezza, e quindi non sappiamo se al potere andranno dei Nelson Mandela o dei Mugabe in questo paese. Ora aspetta a voi domande rapide, questioni da porre in tempi strettissimi, e poi le risposte.